Ciao a tutti tesori, io sono Cecilia e bentornati sul mio canale. Primo video del giovedì dell'anno e chiaramente è un fantasy italiano. Come annunciato già su Instagram per chi mi segue lì, parliamo di Paradiso, terzo volume dei Canti delle Terre Divise di Francesco Gungui. Chiaramente se non avete già letto i primi due libri o visto i video in cui ne parlo, vi lascio i link qui sopra per recuperarli. Avevo ipotizzato alcune cose nello scorso video, molte di queste si sono avverate, come ad esempio il cambio di carattere di Alec e la sua stessa presenza all'interno della trama. Perché nel secondo libro la sua presenza è stata assolutamente marginale, mentre in questo terzo è quasi sempre al centro della scena. Per le altre cose dobbiamo parlarne nella parte spoiler, ma quello che dovete sapere adesso è che il panorama globale si amplierà ancora di più e quindi cartina alla mano e iniziamo la lettura. Inizialmente siamo divisi su due fronti principali, quello di May che porta avanti le lotte del movimento ad Europa e quello di Alec che porta avanti, diciamo, la sua carriera da oligarca in Paradiso. Sia May che Alec hanno le proprie ragioni per comportarsi in questo modo, ma nonostante questo, queste scelte differenti, questi modi di pensare differenti, saranno il punto focale della loro rottura. Infatti, Alec si legherà di più a Maureen, mentre May si legherà più a Joseph. E quindi, di nuovo le citazioni ad Hunger Games, in cui alla fine Katniss sceglierà Peeta. Ma sarà davvero così anche in questo romanzo? Questo è il volume del Paradiso, ma anche in questo caso non avremo un concetto unico di Paradiso, ma ne avremo molti. Ad esempio abbiamo i quartieri Paradiso, ad esempio abbiamo l'America che potrebbe essere vista come un paradiso effettivo rispetto alle condizioni di Europa. E poi abbiamo anche qualcos'altro che vi spiegherò dopo. In questo volume andremo a fondo della questione e scopriremo finalmente com'è nata questa distopia, com'è nata l'oligarchia appunto. Vedremo tutto quello che c'è da sapere sull'America che sembra questo posto perfetto ma che in realtà nasconderà svariati segreti. Vedremo anche com'è nata tutta questa storia delle anime e scopriremo per quale motivo non esistono più le mappe globali e perché non si è viaggiato più tra i continenti. Quindi su questo piano esploreremo il mondo e cercheremo di capire come siamo arrivati a questo punto dal praticamente nostro mondo. Anche perché si colloca effettivamente tra il 2025 e il 2026, quindi a pochi anni dal nostro mondo. E poi l'autore non si dimenticherà di nulla e avremo una fine abbastanza degna per qualsiasi personaggio, davvero qualsiasi. I problemi principali invece sono legati più che altro alla confusione generale. Infatti c'è una notevole confusione per tutto quello che riguarda i luoghi che visitiamo. Infatti soprattutto nella parte finale ci sposteremo molto velocemente in alcuni posti e senza effettivamente la nomina del posto in cui ci troviamo non riusciamo a capirlo da soli. E molto spesso mi sono fermata a chiedermi: come ci siamo arrivati qui? Quanto tempo è passato? Che posto è questo? E appunto dobbiamo aspettare il riferimento geografico preciso per scoprirlo. Non riusciamo ad arrivarci da soli. Più precisamente, anche la locazione geografica precisa dell'isola di Purgatorio e dell'isola di Inferno non corrispondono alle aspettative che ci siamo fatti nel primo e nel secondo volume. Infatti scopriremo che io pensavo si trovassero nell'Oceano Atlantico, infatti fuori dalle rotte commerciali di Europa. E ricordiamo che Europa controlla sia l'Europa che l'Africa. Invece qui scopriamo che si trova da tutt'altra parte, addirittura o nel Mar Mediterraneo o nell'Oceano Indiano. E questo, sono sincera, mi ha generato non poca confusione. Un altro difetto ancora è la tecnologia stessa, perché in alcuni momenti ci fa credere che riesca a fare alcune determinate cose, in altri momenti, quando la soluzione finale è usare appunto questa tecnologia, ecco che viene meno.
e quindi anche i personaggi stessi non pensano ad usarla, perché sarebbe la soluzione più facile e quella che risolverebbe subito i problemi alla base, ma poi il libro si concluderebbe. Quindi appunto anche un problema di coerenza, perché sì, il libro sarebbe finito subito se effettivamente l'avrebbero usata. Un altro problema, che effettivamente è un po' più un difetto, è il fatto che durante questa narrazione assisteremo a delle scene fantastiche, ma queste scene fantastiche non sono per niente esplorate e quindi ci ritroveremo a dire: wow, bella l'idea, perché non me ne parli di più, invece che dar spazio ad altre cose che magari a noi ci interessano sì e no. In conclusione, questo secondo me è stato un ottimo volume per quanto riguarda la chiusura effettiva delle trame e delle sottotrame o delle storie dei personaggi, ma non è abbastanza buono da essere facile da comprendere. Infatti avremo un sacco di confusione su più livelli, quando magari poteva essere più facile da comprendere, soprattutto per quanto riguarda il target a cui è rivolto. Ok, se avete letto questo libro, scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate. Se non lo avete letto, vi lascio in descrizione il link per l'acquisto. E adesso inizia la parte spoiler, per cui tornate dopo la lettura, così non vi rovinate nulla. E quindi, parte spoiler tra 3, 2, 1... Il primo punto che volevo toccare è il fatto che noi tutti sapevamo che effettivamente May tornasse con Alec, perché sono la coppia principale, quindi il finale sarebbe stato con loro due insieme. Ma quello che non mi aspettavo è che Maureen abbandonasse così facilmente Alec per rimettersi con Guido. Cioè, secondo me è stata una cosa troppo veloce, quando poteva essere più graduale. Comunque ogni personaggio doveva avere un suo finale e così effettivamente è stato. Quindi ci accontentiamo lo stesso. Ora tocchiamo un tasto molto dolente. In che senso Alec è un oligarca a puntate? Cioè, se ci fate caso, nel secondo libro è stato promosso ad oligarca con tutto quello che ne consegue. Eppure, appena un singolo problema, ecco che c'è tutto l'esercito a braccarlo. Effettivamente, Alec e Marvin dovrebbero avere gli stessi poteri perché ricoprono la stessa posizione. Eppure, caso strano, tutto l'esercito è sempre e comunque dalla parte di Marvin. Probabilmente a questo punto quello che ne penso è che il personaggio di Marvin è stato costruito male, perché se effettivamente avessero gli stessi poteri, Marvin non eserciterebbe tutto quel potere su Alec e quindi Alec sarebbe in grado di fare quello che vuole quando vuole. Ma appunto così viene a mancare quello che è l'antagonista principale, ruolo che appunto ricopre Marvin, e quindi secondo me doveva essere costruito in modo migliore, semplicemente per renderlo più credibile. Altrimenti io mi sono chiesta: perché Alec no e Marvin sì? Quindi questo non mi è piaciuto particolarmente, come non mi è piaciuto particolarmente la spiegazione del viaggio stesso. Com'è possibile che non esistano le mappe geografiche del pianeta? E com'è possibile che loro non le abbiano mai viste? Ok, che nel libro ci viene data una spiegazione, ma questo assolutamente non regge con la pratica della situazione. Voglio dire che per prima cosa hai a disposizione dei satelliti, e quindi con questi dannati satelliti che cavolo ci fai se non vedere effettivamente com'è il mondo? Ma lo stesso viaggio in America o nelle altre parti del mondo che viene effettuato in questo terzo volume e alcuni in quelli precedenti, come li fai alla cieca? Voglio dire, avrai avuto delle cartine geografiche su cui orientarti, non puoi volare o navigare totalmente alla cieca e sperare di andare in quella direzione. Insomma, sono tutti quei dettagli che alla fine non sono così rilevanti, ma che effettivamente ti rovinano la lettura. Il viaggio alla fine della fiera ci porta sull'Himalaya. E questo, sono assolutamente sincera, mi ha confuso e non poco, per vari motivi in realtà. Per prima cosa, perché fare una base in un posto così sperduto nel mondo? Per seconda cosa, perché proprio una base europea e americana in un posto che non ha niente a che vedere con l'America e l'Europa? A
me sembra che non vengano date spiegazioni in merito. Oppure no? Se voi le avete capite, scrivetemelo nei commenti. Come allo stesso tempo, in effetti, non vengono date spiegazioni in più anche a livello teologico. Sappiamo che ad Europa Dio, per come lo concepiamo noi attualmente, non esiste. Mentre su quella montagna tutti fanno riferimento a un certo lui che sembra, diciamo, che hanno delle idee, più idee, su qualche forma di divinità, che però non vengono approfondite affatto. Infatti, come vi dicevo, accennano a questo lui, ma anche gli scienziati accennano a qualcosa di metaforico che c'è nella Terra. E ci spiega che fin dall'inizio questa cosa figurativa ha ostacolato le loro ricerche, ma effettivamente non viene approfondito nulla di più. Quindi la soluzione finale è stata chiaramente distruggere il sistema delle anime per mettere fine all'oligarchia. Ma sinceramente, ok che viene spiegato, ma secondo me non è abbastanza. Se l'oligarchia avesse avuto quella tecnologia, avrebbe vinto la guerra da anni a mani basse, cioè praticamente non sarebbe proprio iniziata questa guerra. E questo lo scopriamo ricalcando tutta la storia dal 2025 alla loro epoca. Ci viene detto che nel 2025 viene scoperta questa tecnologia che serve praticamente a riguardare dei vecchi ricordi e ad avere una pace spirituale, quindi una specie di paradiso. Invece nel 2026 è stato fatto questa sorta di censimento obbligatorio e successivamente sono state riprogrammate tutte le vite dei cittadini per ricreare una società ideale, come se appunto fossero delle macchine. Ma come tutti sanno, come su altre opere già successo in precedenza, questa forma di paradiso perfetto non esiste e in breve tempo è scoppiata la guerra. Guerra che poi ha diviso per sempre, diciamo, fino a quel punto, l'America dall'Europa o l'America dal resto del mondo. Infatti, mentre ad Europa è stata tolta la libertà a tutti, eccetto gli oligarchi, in America gli americani sono riusciti a vivere in modo quasi normale la loro vita fino ad oggi, chiaramente se escludiamo i campi di lavoro forzati. Tornando al discorso principale, se davvero pensiamo che gli oligarchi o il sistema delle anime dispone di questa tecnologia, non pensate che anche in precedenza avrebbero potuto riprogrammare effettivamente tutti i cittadini che non si comportavano in un certo modo o tutti i cittadini in generale? Parlando del treno, ho trovato questa idea veramente favolosa, come una sorta di nave da crociera che viaggia sulle rotaie, con questo sistema del biglietto così elitario che sembra promettere meraviglie, eppure così non è. Quello che non mi è piaciuto è il non saperne niente a riguardo. Sappiamo che in Italia il censimento non ha funzionato e che in un primo momento viene detto che l'Italia stessa non è abitabile, cosa che invece nel terzo libro viene smentito perché c'è della popolazione effettiva. Quindi magari effettivamente in un primo momento magari è stata bombardata e successivamente è stata ripopolata. Ma quindi, a parte gli oligarchi che volevano terraformare le coste per renderli dei quartieri paradiso e a parte qualche americano che andava a rapire la popolazione italiana per portarla come schiava in America, chi mai ha la tecnologia sufficiente o delle motivazioni valide per costruire effettivamente questa ferrovia super tecnologica che viaggia appunto tra Roma e Istanbul, tra terra e acqua? Sinceramente non c'è nessuna motivazione valida che lo spieghi. Ma cosa più importante, viene detto che anche se la Grecia e la Turchia sono così lontane da quello che è la centralità di Europa, comunque ne fanno parte. E poi viene detto che c'è una guerra in atto. Ma questa è la parte che mi è piaciuta di meno, anche perché non dà delle spiegazioni valide. Ad esempio, con chi diavolo è questa guerra? Viene detto che trasportano le armi sul confine, ma quale confine, quale guerra? Con chi lottano? Con i cinesi, ad esempio?
Noi non lo sappiamo, cioè secondo me l'autore ha dovuto mettere troppa carne al fuoco per dare alcune spiegazioni, ma ne ha risentito tutto quello che è la credibilità, anche perché non si accenna a nessuna guerra dall'inizio del primo libro. Veramente regna la confusione più totale e davvero è la parte che mi è piaciuta di meno. Quindi effettivamente se Atene fa parte di Europa e Roma non ne fa parte, perché dovrebbe esserci un treno che le collega? Avrebbe senso se il treno collegasse tutte le città che non fanno parte di Europa, oppure il contrario, tutte le città che fanno parte di Europa, ma così non è e questo davvero genera troppa confusione. Detto questo, il video si conclude qui, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ah, ovviamente io ho ancora da parte questa lancia che non ho usato oggi nel video ma che l'ho usata nella copertina del video e oggi la smantellerò. Comunque lasciate i like che sono gratis, mi raccomando.